Buona giornata, eccoci in linea con la trasmissione del mobbing che tratteremo oggi. Oggi tratteremo il mobbing all'interno delle situazioni aziendali, ma specificatamente il fatto del mobbing, che le persone attraversano in situazioni abbastanza particolari. Il mobbing fu una questione molto trattata alcuni anni fa, cioè alcuni anni fa venne fuori, questo problema. In realtà all'interno delle aziende le persone subivano una serie di aggressioni violentissime dalle quali tentavano in qualche modo di difendersi, di affrontarle, senza peraltro avere sistemi sufficienti, sistemi adeguati per affrontare queste situazioni di aggressione che le persone subivano. Un vecchio articolo del 1999 diceva, un articolo della Repubblica, il mobbing è un qualcosa di cui la gente, pur sapendo in pratica di cosa si tratti, in effetti lo ignora o ritiene che chi lo subisce in fondo, qualche suo problema, se non colpa, lo debba comunque avere. Nel mio caso, diceva questo articolo, saltiamo i dati, contro questa trasformazione a dir poco audace per l'assenza di criteri amministrativi adottati, inizia una battaglia legale presso il TAR. Nel 1992 a sospensione da parte del Consiglio di Stato per fumus boni iuris del concorso primario, mi viene chiesto sulla base di un gentleman agreement di ritirare il ricorso, cosa che faccio? Il concorso viene espletato, la Green Man non viene rispettato, dal settembre 1993 vengo defraudato di tutte le mie prerogative, sospensione dei turni di guardia, allontanamento che dura tuttora, dalla camera operatoria vengo svileggiato, isolato da tutti, compresi i colleghi più giovani per i quali ero stato un fratello se non un padre. Dal settembre 1998 sono sotto minaccia di licenziamento per giusta causa. Il contratto da dirigenti, siglato nel 1996, lo consente, ma la cosiddetta giusta causa è una clamorosa menzogna. Da gennaio mi è stata tolta la responsabilità del modulo di cui ero responsabile e così si è completata nei miei confronti la sistematica opera di annullamento professionale. Mobbing dunque come attività per annullare le persone all'interno di un ambito o di un gruppo. La parola mobbing è una parola che sta a indicare un'aggressione che le persone subiscono sui posti di lavoro, è un'aggressione di tipo psicologico che ha lo scopo di distruggere psicologicamente e psichicamente una persona, in modo di impedire a quella persona di svolgere le sue mansioni, di essere efficiente, di fare carriera, in altre parole, di interagire col gruppo, di agire sul gruppo e di essere una persona propositiva. È una persona in sostanza da far fuori, da distruggere, perché chi è a capo di quel gruppo, chi gestisce quel gruppo, chi è a capo delle dinamiche di quel gruppo aziendale, ritiene che quella persona gli sia soggettivamente nociva. Quella persona, in pratica, entra all'interno di una serie di dinamiche del gruppo. Ma il gruppo non accetta ciò che la persona porta al gruppo, ma il gruppo la vuole espellere. Ed è questa la condizione per la quale inizia un'azione mobbing, un'azione di aggressione nei confronti di quella persona. Quella persona è un soggetto che deve essere allontanata dal gruppo, ma dal momento che non esistono forme legali, dal momento che non esistono un potere su cui agire fisicamente su quella persona, si mettono in atto tutta una serie di azioni di distruzione di quella persona. Ed è importante che noi riusciamo a comprendere questo tipo di meccanismi perché dobbiamo riuscire anche a comprendere come ovviare a questi meccanismi. Innanzitutto, la prima cosa da chiedersi è perché. Cioè, perché è possibile che avvengano delle azioni mobbing per distruggere una persona all'interno del posto di lavoro? Razionalmente, uno pensa questo: se una persona mi arriva sul posto di lavoro, quella persona è colei che deve svolgere una mansione. Una volta che quella persona svolge quella mansione, ha ottemperato quelli che sono i suoi obblighi e null'altro è dovuto al lavoro. Ufficialmente è questa
il modo di essere di una persona sul posto di lavoro. In realtà non è così, perché esistono tutta una serie di dinamiche emotive, tutta una serie di necessità di controllo militare della persona che derivano dalla concezione schiavista del lavoro, per cui quella persona non è più soltanto il soggetto che lavora, ma è un soggetto di proprietà del posto di lavoro. Questo essere un soggetto di proprietà del posto di lavoro è una dinamica psicologica all'interno di tutti quei soggetti che sul posto di lavoro caricano le loro emozioni. Per esempio, se una persona arriva a svolgere quel posto di lavoro, però ha anche la passione di correre, e lei la sera per andare a correre cessa il suo orario di lavoro dalle 8 alle 12, dalle 14 alle 18, dopodiché timbra il cartellino, va a correre. Il fatto che la persona timbri il cartellino e vada a correre suscita un moto di repulsione da parte di chi invece non ha interessi diversi dal lavoro. Cioè quella persona è una persona che separa il suo lavoro dalla sua vita, cioè il lavoro è uno strumento per vivere e non è l'oggetto che si appropria della persona. In quel momento scattano delle dinamiche psicologiche. Quella persona è superiore agli altri. Le dinamiche della vita di quella persona sono tali da rendere quella persona separata psicologicamente dalla dipendenza del lavoro. Cioè il lavoro è uno strumento per vivere e non è il senso della vita per quella persona. Immediatamente si mettono in moto le forze psichiche, che sono forze psichiche che sono già state studiate ancora a metà del 1900, che sono quelle di potere all'interno di un gruppo chiuso. Perché? Perché all'interno di un gruppo chiuso, al di là della gerarchia determinata giuridicamente, ci sono delle gerarchie determinate a livello psicologico. Cioè ci sono delle gerarchie di dominio e di comando che hanno una valenza e hanno un peso psicologico rispetto ai singoli individui. Uno può essere il capo perché viene eletto capo dall'amministrazione, ma non è in grado di gestire le persone perché psicologicamente le persone non lo ritengono un capo e le persone fanno cose diverse, cioè non è in grado di gestire il gruppo. Ci sono delle persone che non hanno il mandato e che invece riescono a gestire psicologicamente le persone e fargli fare quello che loro vogliono. Esistono delle dinamiche psicologiche che sono al di fuori del lavoro, che sono indipendenti, e sono dinamiche psicologiche che entrano in gioco, entrano in atto, quando ci sono dei gruppi chiusi, separati dalla società. La società in cui noi viviamo, purtroppo, delega a strutture periferiche, a strutture che lei comprende, delle prerogative particolari. Per esempio, la materia giuridica sui posti di lavoro è una materia giuridica a parte. Sembra quasi che il legislatore abbia, da un lato, fatto le leggi a livello civile, abbia obbedito ai diritti della Costituzione, ai diritti civili, e dall'altro lato abbia tolto questi diritti alle persone nell'ambito del lavoro. Cioè tutta la giurisprudenza del lavoro è una diminuzione, è un restringimento di quelli che sono i diritti costituzionali. Per cui l'individuo all'interno dei rapporti di lavoro ha delle dinamiche giuridiche diverse che non all'interno dei rapporti della società. Questo dei rapporti civili, cioè della legislazione civile, anche se questo negli ultimi anni è venuto un po' a cessare. Per esempio, alcune sentenze della Corte di Cassazione abbastanza recenti hanno condannato il capo che non si sia rivolto in maniera assolutamente rispettosa rispetto al sottoposto, e invece hanno assolto il sottoposto che inveiva anche abbastanza violentemente contro il capo per alcune decisioni, per alcuni ordini dati sul posto di lavoro. In pratica alcune sentenze della Corte di Cassazione negli ultimi anni
hanno un po' cambiato quelle che erano le prerogative sulle quali si basava il mobbing. Un altro discorso per cui oggi come oggi sentite parlare un po' meno di mobbing sugli ambienti di lavoro è dovuto alla crisi economica. La crisi economica ha consentito alle aziende di licenziare una grande massa di lavoratori, specialmente lavoratori interinali, di ristrutturarsi, di mettere in cassa integrazione. In pratica è intervenuta a priori su quelle che sono le dinamiche psicologiche. Per cui quello che era l'attacco psicologico che all'interno degli ambiti di lavoro veniva rivolto a singoli lavoratori, oggi l'attacco è talmente grande e mette in discussione direttamente il posto di lavoro, per cui l'attacco psicologico passa chiaramente in secondo piano rispetto ad esigenze maggiori che la crisi economica ha presentato ai lavoratori. Il mobbing, tuttavia, è una caratteristica della società in cui noi viviamo. Ed è una caratteristica dei comportamenti nei gruppi chiusi che si separano dalla società. Per esempio, un gruppo chiuso che si separava dalla società, e torno a ripetere, negli ultimi anni sempre le cose sono andate via via modificandosi, è la famiglia di tipo cristiano. Se voi vi leggete alcuni studi di psicologia, vi accorgete che nella famiglia di tipo cristiano, quando un figlio era privilegiato rispetto ad altri figli, venivano messe in atto di fatto da parte dei genitori delle azioni di mobbing, delle azioni di aggressioni nei confronti degli altri figli al fine di favorire il figlio prediletto. Oppure azioni di mobbing fatti contro la moglie, azioni dei figli contro i genitori e viceversa. Cioè in pratica la famiglia, intesa dal punto di vista cristiano, era una separazione di una comunità dal consesso sociale, dalla società. E nella famiglia potevano avvenire delle cose, erano tollerate giuridicamente cose e comportamenti che invece nella società erano assolutamente intollerabili. Per esempio la legge degli ius corrigendi che fu emendata credo all'inizio degli anni 60, che consisteva nel diritto del marito di picchiare la moglie, cioè di correggere la moglie a botte, è una cosa che poteva avvenire nella famiglia. Naturalmente, se l'aggressione rispetto alla moglie poteva avvenire nella famiglia, tanto più l'aggressione verbale, l'aggressione psicologica e il ricatto. Ebbene, queste forme di aggressione che venivano svolte all'interno delle aziende avevano lo scopo di distruggere psicologicamente una persona, avevano lo scopo di impedire a quella persona di essere propositiva, di essere audace, di essere coraggiosa sul suo lavoro, di portare un contributo personale, perché il gruppo pensava che portando il contributo personale rovinasse le dinamiche del gruppo, mettesse in subordine il gruppo. Noi abbiamo delle difficoltà quando affrontiamo questo tipo di cose, perché vivendo in una società monoteista, in una società cristiana, abbiamo la visione di una società prettamente cristiana. Cosa significa avere una visione della società cristiana monoteista? Significa che vengono usati nel descrivere le relazioni le categorie soggetto e l'oggetto, dove il soggetto è l'individuo che agisce, no? O l'individuo che subisce il mobbing, e l'oggetto è il mondo, è la complessità in cui l'individuo si muove. Cioè il soggetto si muove in un mondo che viene trattato come oggetto. Ebbene, questo modo di ragionare, questo modo di impostare il ragionamento, è un modo di impostarlo estremamente fuorviante, perché non ci fa comprendere e le dinamiche che avvengono nel mondo. Per riuscire a capire che il mondo non è un oggetto rispetto ad un soggetto agente, è necessario che noi assumiamo una categoria diversa da quella cristiana. Cioè, mentre nel cristianesimo è Dio che agisce e il mondo è l'oggetto di Dio, pertanto per il cristiano lui agisce e il mondo è un suo oggetto, la realtà è assolutamente diversa da queste categorie. Cioè un soggetto, qualunque esso sia, che consideriamo noi stessi o qualunque altro individuo agente, agisce in un mondo fatto di soggetti che agiscono. Cioè il mondo
rispetto al soggetto che agisce, non è un oggetto, ma è un insieme di soggetti pensanti ed agenti, cioè soggetti che hanno le loro strategie, spesso diverse da quelle umane, culturalmente assolutamente diverse dal soggetto che noi consideriamo, e che hanno tutta una serie di dinamiche talmente vaste, talmente articolate, da formare il mondo. Cioè l'oggetto mondo in realtà è un insieme di soggetti che agiscono e progettano anche comprendendo il soggetto che noi consideriamo come agente. Non solo, ma la cosa diventa ancora più complessa se noi estendiamo ancora il concetto e consideriamo che quei soggetti che agiscono e che formano il mondo, al di là della loro qualità, della loro specie, dei loro progetti, del loro modo di essere, sono dei soggetti che sono divenuti fin dall'inizio del tempo, fin dall'inizio della Terra. Cioè, sono soggetti che si sono sedimentati scelta dopo scelta, specie dopo specie, generazione dopo generazione. Detto in questi termini, il soggetto che agisce nel mondo si trova davanti miliardi di dinamiche che sono assolutamente sconosciute al suo modo di pensare e al suo modo di essere. Tutto questo infinito numero di dinamiche che stanno nel mondo, che stanno nei soggetti del mondo in cui noi viviamo, li abbiamo tutte attorno, e a queste dinamiche noi siamo separati, ci consideriamo separati e le consideriamo come oggetti, non siamo nemmeno a pensarli. L'individuo che subisce un'azione mobbing in un'azienda non si è mai chiesto l'altro cosa vuole, i miei 5 colleghi cosa vogliono, i miei 3 capi cosa vogliono, qual è la struttura psicologica dei miei colleghi, qual è la struttura psicologica dei miei capi, quali sono le dinamiche in corso, quali sono le relazioni fra di loro, come loro articolano le loro emozioni, cosa loro vogliono nella vita. Non si sono mai chiesti. Pertanto noi abbiamo un individuo, un soggetto che subisce mobbing, che è entrato in un gruppo, che subisce le dinamiche del gruppo e che ha proiettato sul gruppo le proprie illusioni. Cioè non ha analizzato il gruppo per ciò che il gruppo era, ma ha proiettato sul gruppo se stesso, cioè ciò che lui avrebbe voluto essere se fosse stato gruppo. Cioè abbiamo in sostanza un soggetto che è illuso, un soggetto che è entrato in un gruppo senza essere attrezzato per vivere in quel gruppo. Magari in quel gruppo ci è arrivato soltanto perché ha letto cercasi saldatore, e lui si è presentato e ha detto io sono un saldatore, e l'azienda gli ha detto bene, come saldatore ti assumiamo. L'hanno assunto come saldatore, lui è andato a fare il saldatore all'interno di quell'azienda, però all'interno di quell'azienda non è che il suo rapporto fosse fra sé e il ferro che doveva saldare, ma il rapporto era sì fra sé e il ferro che doveva saldare, ma il ferro che doveva saldare insieme a un gruppo di persone che operavano in quell'azienda. Per cui da un lato l'azienda cercava l'individuo che saldava, dall'altro lato l'individuo si trova scoperto perché arriva nell'azienda e deve affrontare delle dinamiche personali, delle dinamiche psicologiche che non erano in contratto, cioè non erano previste, ma che si poteva prevedere che lui fosse stato in grado di gestire. Cioè lui si prevede, quando lui fa quel contratto di lavoro, che cerco saldatore o cerco medico o cerco primario, si prevede che egli sia in grado di gestire le dinamiche all'interno della società in cui vive. E questa è una delle cose più ingannevoli che esistono nella società, perché noi non veniamo educati a conoscere le dinamiche sociali, non veniamo educati a conoscere l'altro. No, per noi l'altro è uno sconosciuto. Le persone che ci stanno vicine noi pensiamo di conoscerle solo perché noi proiettiamo la nostra cultura sugli altri e abbiamo delle aspettative nei confronti delle altre persone, sperando che le altre persone si adeguino a quello che noi pensiamo. In pratica noi siamo degli ingenui, noi ci muoviamo in mondo come fossimo dei ciechi,
Questo vale per ogni individuo nella società in cui noi viviamo. E a questo proposito vale la pena di prendersi Images, prendo il libro di Images di Carette Moga e ve lo presento, il quale ha analizzato ancora negli anni 80 alcune dinamiche aziendali. E una cosa, egli si stupiva nell'aprire il libro, cioè nell'iniziare il libro, parlando di alcuni dirigenti e professionisti di successo. E gli dice: i dirigenti ed i professionisti di successo, qualsiasi sia il loro settore di attività, sia che operino in imprese private, in amministrazioni pubbliche, sia che operino come consulenti di organizzazione, o siano dei politici o dei sindacalisti, devono divenire esperti nell'arte di leggere le situazioni che cercano di organizzare e gestire. Questa capacità generalmente si sviluppa come un processo intuitivo e viene appresa attraverso l'esperienza e grazie ad una qualche dote naturale, anche se talvolta si arriva a dichiarare apertamente che si ha bisogno di interpretare cosa sta succedendo a X, alla persona X, o di acquistare un certo controllo sulla persona Y. Il processo di leggere o di rileggere le situazioni avviene il più delle volte ad un livello pressoché totalmente subconscio. È per questo motivo che spesso si ritiene che manager di successo, specialmente se creativi, si nasce piuttosto che si diventi. Tali manager avrebbero una specie di capacità magica di capire e trasformare le situazioni che li confrontano. Se invece consideriamo attentamente i procedimenti usati da tali manager, scopriamo che questa specie di capacità mistica si basa sulla capacità di sviluppare una comprensione approfondita delle situazioni che devono essere affrontate. Quelli che possiamo considerare degli abili lettori sviluppano la capacità di leggere le situazioni facendo riferimento a diversi scenari, in modo da conformare le azioni nella maniera più appropriata alla lettura fattale. Allora, quando noi abbiamo questi manager, quando noi abbiamo delle persone che hanno delle capacità di leggere le situazioni, in realtà la loro capacità non è dato altro che attraverso l'interpretazione di fattori di capacità di analisi che sono subconsce. Perché appartengono al subconscio? Perché, come vi ho detto, una situazione nella quale noi viviamo non è una situazione data dal soggetto e un'oggettività statica, ma è una situazione dinamica data da un soggetto all'insieme di miliardi di soggetti che agiscono, che hanno miliardi di storie di mutamenti da cui sono divenuti. E tutto questo è presente in ogni attimo della nostra esistenza. Pertanto, la capacità di leggere le situazioni di questi dirigenti è una situazione che è subconscia, cioè appartiene con quell'apparato di percettivo profondo che noi abbiamo, che una volta analizzato con l'apparato percettivo profondo arriva alla coscienza attraverso l'intuizione. Praticamente non è altro che non analizzano le situazioni che vivono, ma percepiscono le situazioni in cui vivono proprio perché hanno lasciato una certa agilità di far affluire alla coscienza parti dell'intuizione. Poi che col tempo questo si fossilizzi, questo è un altro discorso. Questo vale anche per ogni persona che va su un ambiente di lavoro. Ogni persona che va su un ambiente di lavoro deve avere la capacità di usare la sua intuizione. Perché se io, che pratico stregoneria, posso elencare ciò che ha necessità la persona, per essere attrezzata ed affrontare un ambiente di lavoro, affinché venga fuori, affinché affronti, affinché non si verifichi una situazione mobbing, la persona che è su un posto di lavoro e che magari sta subendo la situazione mobbing non è in grado di mettere ordine alle sue azioni, non è in grado di mettere ordine alla sua percezione, è troppo tardi per attrezzarsi, perché ci si attrezza prima per affrontare situazione mobbing. Per cui è costretta a subire quella che è una serie di vessazioni, quella che è una serie di terrori che le azioni mobbing fanno sulla persona al fine di disarmare la persona sul luogo di lavoro. Ora,
quando io ho scritto questo piccolo trattato sul mobbing, e sto parlando ancora di una decina di anni fa, avevo il problema, di far comprendere come una situazione mobbing venga a, svilupparsi, venga a imporsi sulla persona. Cioè come l'ambiente culturale, come l'ambiente di lavoro comincia a sviluppare questa azione mobbing. In realtà non è che i lavoratori o la situazione o i capi nei posti di lavoro prendono la persona e la sbattono contro il muro, anche se questo qualche volta è successo. Ma l'azione mobbing è un modo per misurare inizialmente la persona, per vedere se la persona può entrare nel gruppo e come collocarsi all'interno del gruppo. Quando la persona viene misurata, già nella misurazione cominciano ad apparire le prime azioni mobbing. Le prime azioni che poi vanno via via arincarandosi a mano che ci si accorge che la persona è debole, è fragile. E tanto più una persona è fragile, tanto più fragile, diversa, separata, con bisogni e con anche delle garanzie per la vita, cioè nel senso che separa la sua vita quotidiana dal lavoro, tanto più ci sono queste persone e tanto più l'azione mobbing va via via esasperandosi, ingrandendosi, potenziandosi. Ed è importante perché l'azione mobbing, la distruzione della persona avvenga, che la persona sia disarmata. Tanto più la persona è disarmata davanti all'azione mobbing, tanto più la persona confonde le azioni mobbing, le azioni di violenza con delle forme caratteriali dei suoi colleghi di lavoro, e tanto più quella persona verrà distrutta. Quando io ebbi la necessità di far capire come nasce un'azione mobbing, naturalmente ho fatto un minimo di ricerca e sono andato a cercarmi qualcosa che mi ricordasse questo insorgere dell'azione mobbing, e in realtà non l'ho trovata. L'ho trovato una cosa molto simile all'interno del barbiere di Siviglia di Guglielmo Tell, ed è un'aria del barbiere di Siviglia che si intitola La calunnia è un venticello. Ed è così che avviene, è similare l'azione mobbing. Dice l'aria del barbiere di Siviglia: la calunnia è un venticello, un'auretta assai gentile, che insensibile e sottile, dolcemente, dolcemente, incomincia a sussurrare. In realtà, le prime azioni mobbing che avvengono, sono delle sciocchezze. Sono la sedia che manca, sono i documenti che non arrivano, sono gli intoppi sul lavoro, sono gli scherzi dei colleghi, sono cose ingenue. Cioè, inizialmente l'azione mobbing inizia sempre con un disprezzo per vedere se lui ci sta allo scherzo. Ed è importantissimo in questa fase il non stare allo scherzo. Cioè, riuscire a comprendere che quell'azione, quella semplice mancanza di documenti, quell'ingenuità, in realtà sono cose cattive, sono cose violente, sono cose assolute. Però, l'ambiente non farà mai, delle cose cattivissime, cioè non vi farà mai un secchio di acqua in testa all'inizio. Comincerà semplicemente a farvi sparire la pratica o a mettervi delle difficoltà in modo che voi siate costretti a dare delle spiegazioni al capo dicendo che la pratica non avete potuto farla e avere una reazione violenta da parte del capo in modo che il capo vi tocchi psicologicamente senza che voi siate in grado di spiegare perché quella pratica, quei dati non vi sono arrivati e non siete riusciti a portarle a termine. Ma il fatto che quei dati non vi erano arrivati era pensato alle spalle, era voluto, ed è l'azione cattiva della prima calunnia, del primo venticello. E si tratta di piccoli venticelli. Ricordo quando
io andavo sul pensilos con la granaglia di ferro e le scale scivolavano sotto perché mancavano dei pezzi di gomma e praticamente sono rimasto appeso a 4 metri dal suolo di notte mentre i miei colleghi dormivano. E quando il giorno dopo ho protestato per la situazione che si è creata, mi è stato detto che non aveva importanza quelle gomme, tutti andavano su senza problemi, solo io mi lamentavo. E avevo 5 colleghi che dormivano. E questo tipo di azioni, che sono aggressioni, sono piccole, non sono sufficientemente grandi. Certo che se invece fa Tarzan a 5 metri dal suolo fossi caduto, mi fossi spaccato una gamba, la cosa sarebbe stata diversa. Ma invece mi sono limitato a far Tarzan e piano piano sono riuscito a scendere nonostante che la gente dormisse. Però era tutto programmato. Cioè, le gomme che mancavano sotto le scale con la graniglia di ferro sotto era voluto per fare del male alle persone. E chi protestava per avere il sistema di sicurezza sul posto di lavoro era il rompipalle, perché solo il rompipalle veniva messo a lavorare. Veniva messo a lavorare e gli si richiedeva un risultato. È proprio per costruire quelle dinamiche di conflittualità per cui quello che avrebbe fatto il suo lavoro, ma che comunque era separato dal gruppo, cioè non accettava la sottomissione del gruppo, potesse essere isolato. Ed è il venticello delle aggressioni. Beh, e come venticello delle aggressioni ce ne sono anche di peggio. Quando nel 1972-74 si tentarono colpi di Stato, non è che si portarono i carri armati in piazza. Il venticello iniziò col tentativo di prendersi il controllo di reparti militari e il controllo non in quanto reparto, ma in quanto obbedienza delle persone, per cui costruire tutta una serie di conflittualità in modo che verificare all'interno di queste conflittualità quali erano le persone che si potevano gestire e quali si potevano eliminare. Per cui si tratta sempre di venticelli che iniziano a spirare per creare delle situazioni che sono distruttive, che sono dinamiche, che sono cattive. E sono venticelli che iniziano piano piano, dolcemente, terra a terra, senza far rumore, ma che preludono all'uragano. Se non c'è una reazione violenta, una reazione decisa da parte della persona che prende quelle piccole azioni, quelle azioni che tutto sommato non hanno valore, fanno ridere un magistrato, un poliziotto, no? Perché sono stupidaggini. In realtà sono il preavviso di un disastro che sta arrivando. E se non c'è una reazione violenta immediatamente, il mobbing vi sta travolgendo. Proviamo un po' a continuare con questa arietta del barbiere di Siviglia. La calunnia è un venticello, un'auretta sei gentile. Che insensibile e sottile, leggermente e dolcemente, incomincia a sussurrare. Piano piano, terra a terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va ronzando nelle orecchie della gente, introduce destramente nelle orecchie, nei cervelli, a stordire, annunciare. Dalla bocca fuoriuscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forma poco a poco sotto forma di un bel gioco. Ed un suono da tempesta, un incendio nella foresta, un incendio grandinando con un colpo di cannone. E il meschino calunniato, e il meschino calpestato è sottoposto al pubblico flagello. E il meschino calunniato è finito calpestato, sottoposto al pubblico flagello. Ebbene, questo modo di crescere, questo crescendo continuo dell'operazione mobbing ha lo scopo anche e soprattutto di far nascere delle reazioni da parte della persona. I mezzi che usano all'interno dell'azione mobbing sono gli stessi, si chiamano denigrare, infangare, calunniare, infamare, screditare, sminuire, criticare, deprezzare, minimizzare, svalutare. Tutto questo tipo di aggressioni hanno lo scopo di ridurre a niente una persona, cioè di costruirgli un muro di gomma attorno per cui ogni volta che quella persona dice qualche cosa viene derisa, non viene presa seriamente.
cioè si prende in giro, ciò che lei dice non ha più nessun valore. Si offende, si ferisce psicologicamente, si insulta, si oltraggia. Ebbene, questo modo di oltraggiare, di insultare, di denigrare è un metodo che è stato assunto dai cristiani ed è stato assunto proprio per distruggere qualunque critica alla loro struttura religiosa. Voi sapete che il cristianesimo si divide in due parti essenzialmente. Da una parte abbiamo la dottrina, no? La dottrina può essere rappresentata dalla Bibbia, può essere rappresentata dai Vangeli. E dall'altra parte abbiamo la struttura psicologica del cristiano, cioè gli effetti che quella Bibbia, quei Vangeli produce sulla persona. Ebbene, quando si affronta l'ideologia cristiana, cioè quando si chiede ai cristiani di rendere conto della propria ideologia, non ci sono delle risposte. Perché la sua illogicità è talmente manifesta e talmente inumana che non si possono avere delle risposte. Allora, come procede il cristiano per affrontare colui che mette in discussione la sua dottrina? Procede per aggressione della persona, denigrare, offendere, ingiuriare. Ed è una cosa sistematica. Ed è talmente sistematico questo modo di essere e questo modo di agire nei confronti dell'altro che è metodo nella società, è un metodo che è imposto dal punto di vista educazionale. Cioè tutta la nostra educazione viene articolata in modo tale che chiunque tenti di mettere in discussione le proprie convinzioni, sia ideologiche, sia religiose, sia emotive, deve avere delle risposte di aggressione personale. Senza la risposta di aggressione personale un individuo è disarmato. Quando un cristiano dal punto di vista gerarchico è sottoposto a qualcuno, è sottomesso, non ha forza sufficiente per denigrare, per offendere qualcuno che gli contesta la sua dottrina, e il cristiano piagnucola, cioè si sente offeso, si sente messo in discussione le proprie emozioni. Quando il cristiano invece è sufficientemente forte, è in gruppo, allora mette in atto le aggressioni rispetto alla singola persona. E questo modo di agire viene imposto dal punto di vista educazionale, viene imposto sulle persone ed è imposto educazionalmente a una percentuale talmente grande di persone all'interno della società in cui viviamo che diventa metodo. Cioè, scusate, diventa un metodo assolutamente funzionale all'interno della società in cui noi viviamo. E quando nei posti di lavoro esistono delle persone che stonano, che vengono annusate in maniera diversa, la denigrazione, l'offesa, la calunnia, la diffamazione viene messa in atto. Naturalmente non è che viene messa in atto sempre palesemente. Non è che quando uno timbra per essere sul posto di lavoro l'altro dica che non è sul posto di lavoro, cioè non avviene in questo modo, ma è molto più sottile, nel senso che viene accusato di perdere tempo, viene accusato di farsi i fatti suoi, viene accusato di non attenzione, si sottolineano gli errori come se fossero stati voluti, si sottolineano tutto quello che non va, specialmente una persona che è appassionata del proprio lavoro o che cerca di farlo bene. Alla comunità, agli altri, non comunica tanto i suoi successi, no? Cioè, o le sue cose fatte bene, perché? Perché ritiene che le cose fatte bene siano la normalità, ma comunica le cose che ha sbagliato, chiedendosi: guarda, avrei potuto fare questo, e invece qua non mi è andata bene, poteva far meglio, ma qui ho sbagliato. Ebbene, il fatto che tu vai a dire all'altro: guarda, qui potevo far meglio, diventa uso per la denigrazione. Ecco, vedi questo testa di cazzo? Non era riuscito a fare quello che doveva fare, non sa fare niente. Mentre invece abbiamo le persone che usano questo metodo che sistematicamente non sono in grado di fare nulla. E il mobbing diventa un modo per distruggere quella persona che facendo delle cose mette in discussione il loro modo di essere. Ora, voi pensate un po' a una persona che è sottoposta a un'azione mobbing. Una persona che è sottoposta a un'azione mobbing è una persona insicura,
è una persona dubbiosa, è una persona che ha sensi di colpa, è una persona che si autocolpevolizza. È una persona che confonde le azioni dei propri colleghi come tratti del carattere anziché come delle azioni criminali. Cioè non è in grado a pensare che quelle azioni mobbing, che quella denigrazione, quella diffamazione, quello screditare, siano delle aggressioni fisiche, che hanno lo stesso valore di una pistolettata nelle gambe. Cioè, se una persona viene menomata nella psiche, la sua capacità di agire nella società e nel mondo è menomata. Se una persona gli spari nelle gambe e quella persona fa fatica a camminare, non riesce a camminare, è una persona menomata. Cioè, agire sulla psiche, produrre dei danni psichici, ha la stessa importanza che produrre dei danni fisici. È la stessa gravità della cosa. Il problema è che nella società in cui noi viviamo i danni fisici sono concepiti. Perché? Perché viene meno la capacità di lavoro, viene meno la capacità di acquistare merci. Viene concepito di meno il danno psichico. Perché? Perché l'uomo è creato di immagine e somiglianza di Dio. Non esiste una psiche nell'uomo, non esiste un divenire nell'uomo. Il danno psichico non ne frega niente a nessuno, perché la società non concepisce l'uomo come patrimonio della società in cui viviamo. Per cui la sua psiche può anche essere offesa. Il bambino, per la società in cui viviamo, può anche essere stuprato. Tanto sarà lo stesso uno che lavorerà, sarà lo stesso uno che produrrà merci. E ci è voluto gli ultimi 30 anni per capire che lo stupro di minori porta a un individuo menomato, porta a un individuo che porterà degli altri problemi nella società. Ma questo è avvenuto solo negli ultimi 30 anni. Le azioni mobbing che portano l'individuo a essere dubbioso, ad avere sensi di colpa, a sentirsi lui magari responsabile di quello che gli sta accadendo, sono una menomazione dell'individuo nella società che è gravissima. Cioè equivale a sparare addosso alle persone. È per questo che negli ultimi 10 anni il discorso del mobbing è stato un po' diminuito. Cioè nel senso che la società si è accorta che se si fa un discorso sul mobbing non è messo in discussione solo l'operazione di mobbing sul posto di lavoro, ma è messa in discussione l'intera struttura sociale, l'intera struttura educativa della società. Perché? Perché se l'individuo mi arriva su un posto di lavoro e non è in grado di leggere le persone con cui lavorerà, non è in grado di analizzare quelle che sono le relazioni di lavoro, e mi arriva come un ingenuo, per cui il gruppo lo può massacrare, questo non è un problema soltanto su quel posto di lavoro, non è un problema solo di chi fa azioni mobbing rispetto a quell'individuo, ma è un problema dell'intera struttura sociale che non costruisce individui adeguati, cioè impedisce agli individui di essere adeguati nella società in cui viviamo. E il discorso mobbing, infatti, se voi notate, negli ultimi 10 anni, negli ultimi 5-6 anni, è stato diminuito, è caduto un po' nel dimenticatoio, proprio perché il discorso in sé va a coinvolgere l'intera società nel suo insieme. Quando io feci il discorso di stregoneria, no? E ho analizzato il motivo delle azioni mobbing, e ho detto perché queste persone cadono nel mobbing e perché queste persone non sono in grado di uscire dal mobbing. E quando ho sintetizzato quello che è tutto il discorso, ho parlato della tigre. E la persona, ho messo in rilievo, non è come una tigre. Cioè si presenta sul posto di lavoro, si presenta in un gruppo di cui lei era esterna e non si comporta da tigre. Proviamo un attimino a leggere quelli che sono i comportamenti della tigre. La tigre conosce se stessa e le sue possibilità. 2. La tigre analizza il territorio nel quale intende cacciare. 3. La tigre ha l'intento di ciò che fa. 4. L'intento della tigre è il suo bisogno. L'intento è interno alla tigre. La tigre individua l'obiettivo del suo intento. La tigre osserva l'oggetto. La tigre nasconde se stessa e il suo obiettivo.
La tigre diventa parte indistinguibile dell'ambiente per l'oggetto. La tigre si sottrae quando l'oggetto la individua. La tigre attende che l'oggetto sia in difficoltà. La tigre distrugge l'oggetto soddisfacendo il suo bisogno e rilassando la sua tensione alimentata, alimenta l'intento della sua trasformazione. Cioè praticamente un individuo arriva su un posto di lavoro come se il posto di lavoro fosse qualcosa di pacifico. Mentre invece il posto di lavoro che mette in atto un'azione mobbing non è un posto di lavoro pacifico, ma è un terreno di caccia di cui lui è preda. E se lui in quel terreno di caccia non mette in atto delle azioni di, non dico aggressione, ma delle azioni che servono per sviluppare il suo intento e le sue possibilità di vita all'interno di quell'ambiente, quell'ambiente lo divora. L'individuo che si presta ad essere divorato non è la tigre che ha un intento, che sviluppa le proprie passioni, che sa analizzare l'ambiente, che sa analizzare i suoi colleghi, che sa distinguere le azioni fra quelle che sono ingenue e quelle che sono invece cattive e criminali, ma è un soggetto che subisce l'ambiente e che è ingenuo rispetto a quell'ambiente. Pertanto il problema non sta tanto solo nell'azione mobbing. L'azione mobbing viene messa in atto da degli individui che quando io vado ad analizzare la loro educazione, trovo immediatamente l'origine per cui loro praticano un'azione mobbing. Provate un attimino a pensare a livello ideologico e in trasformazione educativa, cosa significa questo? Considerate, o fratelli, la vostra chiamata. Tra voi non ci sono né molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto gli ignoranti del mondo per confondere i sapienti. Di più, Dio ha scelto quelli del mondo che nel mondo non hanno poteri per far vergognare i forti. Anzi, fra le persone del mondo, Dio ha voluto scegliere quelle umili, di umili natali, disprezzate, tenuti in nessun conto come non fossero. Ma perché? Per ridurre a nulla coloro che sono. Cioè, è un aspetto ideologico nella società in cui viviamo, è proprio del cristianesimo, ridurre a nulla coloro, le persone che sono propositive, le persone che sono attive, le persone che sono ingenue o appassionate nella società in cui viviamo. Così, se sul posto di lavoro arriva il novellino che vuol darsi da fare, che vuole costruire qualcosa, ecco che il gruppo educato a livello cristiano deve distruggerlo e deve ridurlo a nulla. Naturalmente, a questo gruppo della società o del benessere della società o del benessere dell'azienda non gli frega assolutamente niente. Cioè, l'azienda ha benessere soltanto se si adegua al gruppo, soltanto se il gruppo e l'azienda sono uno. Ma se qualcuno entra e separa quelli che sono gli obiettivi economici dell'azienda da quelli che sono i controlli, psicologici delle persone e preme sugli obiettivi economici, separando la propria persona dagli obiettivi psicologici delle persone in azienda, quello viene annusato come una persona che non si adegua al gruppo e deve essere distrutto. E di là scatta l'azione mobbing. L'azione mobbing che ha lo scopo di o ridurre questo personaggio all'obbedienza, sottometterlo all'azienda, oppure di annientarlo psicologicamente e cacciarlo, allontanarlo, oppure distruggerlo, sottometterlo. Naturalmente esistono delle persone molto attive che escono da situazioni mobbing cercandosi un capo diverso e costruendo dei rapporti con un capo diverso, per cui costruendo altri gruppi all'interno degli stessi gruppi e dando assalto al gruppo. Esistono varie tecniche per uscire dal mobbing, per uscire da un accerchiamento mobbing, che però essenzialmente hanno come dinamica quello di costruire un altro gruppo, cioè di mettere insieme quelle persone che magari sono deboli all'interno di un gruppo aggressivo e costruire un altro gruppo di pressione.
Poi ci sono anche modi per appropriarsi della circolazione delle informazioni, ci sono vari sistemi con cui si può chiaramente far fronte a un'azione mobbing di un gruppo. Meglio ancora se la persona soggetta a mobbing riesce a separare i singoli individui che fanno gruppo e riesce a prenderli uno per uno, riuscendo a denigrarli, riuscendo a metterli in cattiva luce nell'azienda. Chi subisce azioni mobbing, comunque, al di là di quelle interpretazioni che possono essere date a livello giuridico, viene spinto in un'esasperazione tale del proprio vivere, della propria vita, che resta una sola cosa in certi momenti, ed è una mazza da baseball, da dare dura sui denti. Cioè è talmente violenta l'azione mobbing di distruzione del soggetto, di distruzione della psiche dell'individuo, che soltanto la reazione fisica, cioè le divine arrigni che escono dalle mani degli individui, possono mettere fine a questo. E proprio questa situazione sono quelle situazioni che poi costruiscono i problemi sociali, perché se un individuo prende una mazza da baseball e gli dà dura sui denti a persone che gli hanno costruito una situazione mobbing, cioè che lo hanno iniettato psicologicamente, è una condizione che qualunque magistrato condanna. Nessun magistrato è in grado di percepire e risalire alle situazioni che hanno costruito quella situazione psicologica che ha costretto, perché è una costrizione, l'individuo a prendere la mazza di baseball e dare sui denti. Infatti noi abbiamo molte condanne a livello giuridico, condanne per terrorismo, perché delle persone si sono ribellate alle ingiustizie. Cioè le ingiustizie hanno toccato talmente a fondo la struttura psicologica delle persone che hanno urlato giustizia in modo tale da dargli una mazziata sui denti oppure sparargli addosso alle persone. Ebbene, quelle che sono invece tutte le azioni psicologiche che hanno indotto le persone a questo tipo di comportamenti non vengono recepite come tali dai magistrati, non vengono recepite come danno sociale, pertanto non rientrano nelle sfere giuridiche se non in qualche caso particolare. Per cui la persona indotta a commettere dei, fra virgolette, reati, perché viene spinta da situazioni psicologiche esasperanti, in ambienti chiusi, in ambienti circoscritti, da cui lei non trova via d'uscita, è una delle dinamiche fondamentali del disagio sociale che noi stiamo vivendo. Addirittura, quando una persona viene indotta a forme depressive, poi arriva anche al suicidio. Naturalmente nessuno va a cercare quelle persone che lo hanno indotto al suicidio. Perché? Perché sì, qualche volta si pensa che le persone vengano indotte, ma spesso più frettolosamente si dice una questione d'amore, una questione di lavoro, aveva dei problemi, però le dinamiche per cui quei problemi avvengono, perché quelle costrizioni psicologiche vengono messe in essere, normalmente vengono trascurate dalla giurisprudenza, vengono annullate perché tutto deve essere semplice, cioè il magistrato le cose complesse non le capisce. Non le vuole capire, non gliene fotte un cazzo. Per cui voi vi troverete delle persone condannate per terrorismo solo perché hanno chiesto giustizia. E questo, beh, l'Italia è un esempio classico di questo, insomma, cioè le peggiori atti criminali li abbiamo avuti qui. E sono tutte azioni mobbing che avvengono sulle persone in situazioni circoscritte. Anche perché l'azione mobbing ha degli effetti molto particolari, cioè tocca la psiche della persona e ne coinvolge l'attenzione al punto tale da costringere le persone a vedere non solo l'azione mobbing come l'altro vuole che lui la veda, ma addirittura le immagini dell'azione mobbing fatte da un gruppo sulla singola persona vengono a sovrapporsi una sull'altra. Cioè la persona non è più in grado di dire quello mi ha tolto la sedia da sotto il culo per farmi uno scherzo, farmi cadere e far ridere tutto l'ufficio. No, la persona non è in grado di separare questo fatto dalle carte buttate per terra, dalle comunicazioni non avvenute, da altre cose. In pratica tutte le vessazioni che ha subito si sovrappongono l'una sull'altra nella mente della persona e la persona tira la soluzione.
Cioè, praticamente quando deve parlare di ciò che la persona subisce, non parla dei singoli avvenimenti separati uno dall'altro, ma spesso li riassume tutti in un vortice di dolore che lei sente e non riesce a comunicare i singoli avvenimenti che portano a questo. E quando comunica i singoli avvenimenti che portano a questo, li comunica esattamente come chi fa l'azione mobbing vuole che la comunichi. Cioè, in fondo, cosa vuoi che sia? Ti ha tolto solo la sedia da sotto il culo. Cioè, non è che sia successo niente. Cioè, è uno scherzo. Cioè, tu devi starci agli scherzi. Ma nell'insieme della dinamica di scherzi, questo diventa un termine talmente violento che va a compromettere l'attività lavorativa, che va a compromettere l'attività psicologica della persona. Pertanto, la persona non è più in grado di separare gli avvenimenti uno dopo l'altro e metterli in sequenza. E questo è dovuto per il fatto che nella nostra mente, nei nostri sensi, noi abbiamo la grandissima quantità di fenomeni che ci giungono dal mondo, vengono ridotti al rumore di fondo. È la grande vittoria di Zeus, se volete, sui titani, no? Quello che se noi percepissimo tutto ciò che dal mondo giunge a noi, per ciò che è, noi bruceremmo, noi moriremmo. Per cui in realtà quando noi vediamo un panorama, quando noi sentiamo dei suoni, riduciamo quasi tutto a un rumore di fondo della vista, dell'udito, dell'odorato, e da questo rumore di fondo dei sensi emergono quelle cose che invece attraggono la nostra attenzione. Guardiamo un panorama e osserviamo la casa particolare o l'albero particolare. Oppure nell'insieme di odori di una mensa individuiamo alcuni odori, oppure in un insieme di suoni che possono essere dati dall'ambiente individuiamo alcuni suoni. Ecco, questo è una capacità dell'uomo, cioè è una capacità proprio di separare ciò che noi siamo dal mondo, perché altrimenti sarebbe un disastro. Questo nell'azione mobbing purtroppo è un grande handicap. Perché tutta l'azione mobbing in realtà è un rumore di fondo da cui emergono soltanto le nostre sensazioni di dolore. E questo è che blocca l'individuo nella sua reazione. Cioè, se la reazione violenta dell'individuo fosse per ogni piccola azione, l'ambiente lo prenderebbe per matto, no? Cioè, il giudice che giudica le sue azioni lo prenderebbe per matto. Però lui fermerebbe l'azione di mobbing nei suoi confronti. Se lui riuscisse a battere i pugni sul tavolo rispetto al capo ufficio, lui fermerebbe le azioni del capo ufficio. Ora, la Corte di Cassazione dice che il sottoposto può battere i pugni sul tavolo del capo ufficio. Il capo ufficio non può farlo sul sottoposto. Però prima che questa dinamica, cioè prima che questa relazione entri all'interno della cultura, entri all'interno dell'educazione, ci vorranno, se tutto va bene, almeno 70 anni. Però, se quando il capo ufficio mette in moto o accetta le azioni mobbing, chi subisce le azioni mobbing batte i pugni sul tavolo, il capo ufficio viene a stoppare l'azione mobbing. Però serve una reazione violenta, una reazione decisa, quando l'azione mobbing è all'inizio, quando c'è il tentativo da parte del gruppo di misurare il soggetto. Questo modo di essere purtroppo fa parte dell'educazione cristiana. Nell'educazione cristiana la persona ha un'autoritas, ha un'autorità derivata dal ruolo che copre. Cioè è il ruolo che copre che gli concede autorità, non la sua capacità di agire nel mondo. E purtroppo il cristianesimo chiede alla persona di sottomettersi al capo, perché il capo è capo per volere di Dio. E questa educazione che viene imposta mediante il crocifisso ai bambini è una delle cose che va a impedire alle persone di uscire da un attacco mobbing. Va bene, vedo che ormai sono le 15 e io vi ho parlato di alcune cosette del mobbing. Vi ho parlato un po' a braccio, un po' tenendo d'occhio quelli che sono i documenti che stanno in internet. Se voi cercate con mobbing Federazione Pagana trovate il testo sul mobbing che ho scritto e vi ricordo che continueremo queste trasmissioni, probabilmente ne farò un'altra trasmissione sul mobbing prossimamente,
e vi do appuntamento naturalmente sulla televisione pagana. Vorrei ricordarvi che venerdì c'è un'altra trasmissione in diretta, sempre fra le 14 e le 15, dove parlerò della realtà degli dèi nella religione pagana politeista. Cioè, gli dèi sono una realtà, al di là di come noi poi li rappresentiamo. E questo servirà anche a capire come fra mobbing e il paganesimo e gli dèi ci sono delle relazioni molto strette, proprio per uscire dagli accerchiamenti mobbing. Bene. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione. Io vi mando il continuato delle trasmissioni precedenti.